È vero, è sempre un'emozione trovarsi davanti a tutta questa gente, nonostante i palchi, gli incontri che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Questo è il quarto incontro nel giro di 24 ore, quindi perdonateci, siamo anche un po' stanchi. Oramai è un tour de force che facciamo da quando siamo stati eletti, noi un po' prima di loro, quindi un anno e qualche mese. E la gente ci chiede sempre: ma perché continuate sempre a girare nelle piazze, negli auditorium? Ma che c'è sempre campagna elettorale? Noi non lo facciamo semplicemente perché, siccome noi siamo cittadini, ci troviamo in mezzo ai cittadini e con i cittadini ci dobbiamo confrontare. Fondamentalmente, fateci caso, questo non è un comizio politico, non è utopia, questo è un comizio tra cittadini che si confrontano su problemi. È esattamente così, io non sto parlando da presidente di commissione. Quando io parlo con... due settimane fa abbiamo fatto la stessa identica cosa a Palermo. Non c'è una campagna elettorale a Palermo, non c'è assolutamente nulla. Volevamo confrontarci con i cittadini, l'abbiamo fatto, lo faremo fra due settimane. Lo facciamo sempre, perché è una cosa assolutamente normale per noi. Guardate che questa è la differenza di fondo che c'è tra i vecchi partiti e il Movimento 5 Stelle, che non è un partito, perdonatemi, non è un partito, così come si è deformato negli ultimi anni. Perché vedete, il concetto di partito è un concetto che è nato dalla Costituzione, no? La stessa Costituzione contiene il concetto di partito, ma negli ultimi 50 anni si è svuotato, è diventato una scatola vuota, una sorta di ufficio di collocamento. Ecco, credetemi, il Movimento 5 Stelle non c'entra nulla con questo metodo, non c'entra nulla. E vi porto questo esempio, io vi vorrei parlare della mia esperienza di presidente di commissione, però poi vi annoio perché io parlo in giuridichese, purtroppo c'è sta deformazione, quindi vi parlo dell'esperienza, così come Giovanni vi ha spiegato come è entrato nel movimento, vi spiego come sono entrato io nel movimento 3 anni fa. Io sono un ambientalista convinto, il mio lavoro è fare l'avvocato proprio in questa materia, io faccio l'avvocato che si occupa di ambiente, e 3 anni fa, stanco di sentire sempre le stesse cose dai politici in televisione, mi sono collegato sul meetup di Palermo e mi sono iscritto, ho partecipato e mi ricordavo le prime riunioni con Riccardo Nuti, con Giulia, eravamo quattro gatti che però si impegnavano senza avere niente dietro, gratuitamente. Guardate che è una cosa bellissima, riuscire a trovare dei ragazzi che in modo spontaneo lavorano per un progetto, lavorano a titolo gratuito per un progetto, è quello che abbiamo fatto noi. E lo abbiamo dimostrato, non vi sto chiedendo di darci credito, ma quando noi, vedete, rinunciamo al 70% del nostro stipendio, io addirittura forse, io e Giancarlo addirittura un po' di più, perché io ho pure un'indennità da presidente di commissione, Giancarlo da presidente di gruppo. Non è che lo facciamo perché siamo dei poveri pazzi, non è che ogni mese quando sgancio 7.000 euro di bonifico all'ARS, certo è faticoso, sganciare 7.000 euro al mese, è faticoso, però lo facciamo. Okay, sai, la prima volta tu clicchi, ti arriva sta busta paga da 10.000 euro, ti chiama il direttore della banca e fa: ma com'è che tu hai sempre percepito quattro soldi e ti arrivano 10.000 euro? Tu glielo vai a spiegare e poi il giorno dopo gli... Aspetta, ora te lo dico. E il giorno dopo si trovano il bonifico di 7.000 euro che torna indietro e quindi il direttore di banca ti chiama e ti piglia per pazzo e poi vai a spiegare sta cosa. Ecco, noi non è che lo facciamo perché siamo dei poveri pazzi o siamo degli utopisti, noi lo facciamo semplicemente perché fare politica non deve essere letta come un metodo per guadagnare soldi o per fare carriera, ma perché è un servizio civico. È un servizio civico. La politica deve tornare a essere semplicemente questo. Per le regionali. Noi non è che siamo andati dall'industriale X e gli abbiamo detto: guarda, tu che impianto di discarica c'hai, questo? E che ti serve questo? No. Noi abbiamo preso una direttiva, che è la direttiva del 2008, e abbiamo detto: qual è la strategia rifiuti zero che tra l'altro è prevista a livello europeo? Questa, perfetto, noi la caliamo nel programma, vediamo cosa ci va e cosa non ci va, e quella è la nostra Bibbia. Noi ad oggi, fino ad oggi, non abbiamo mai smesso di rispettarla. E nel momento in cui dovessimo farla, voi siete i primi a toglierci, dovete toglierci la fiducia.